Dobbiamo riuscire a piantare più di 500 viti all'interno dei nostri vigneti prima dell'arrivo della pioggia. Anche perché mio padre è abbastanza agitato. Tu me l'ha detto il tempo, perché dopo il venda più, capisci? Ma potevi venire, cioè. Prima però vi racconto di qualche giorno fa, quando mi è arrivato un pacco gigante in regalo da aprire e montare. Ciao ragazzi, allora qualche giorno fa mi è arrivato questo pacco gigantesco. E forse qualcuno di voi, avendo letto quello che c'è scritto sul cartone, ha già capito di cosa si tratta. L'anno scorso infatti avevo registrato un video simile e qualcuno di voi potrebbe averlo visto. Dato il meteo di oggi, che non è dei migliori come potete vedere, visto che non facciamo lavori in campagna e nemmeno nell'agricampeggio, ho deciso di fare questo unboxing. E visto che ci vuole anche un po' di tempo, perché quelle cose che c'è all'interno bisogna anche montarla, adesso mi darà una mano anche il nono. Hello. E il padre. Iniziamo con l'unboxing. Visto che questa è una delle poche volte che c'è un pacco gigantesco, è inutile metterlo sopra un tavolo da sagra, quindi tiriamolo giù. Ora possiamo iniziare. Bello già togliere queste strisce gialle, è una cosa che desideravo da tanto tempo qui. Potente. Guardate che roba. Forse avete intuito di cosa si tratta. Quella che c'è qui dietro è la vecchia bici del nonno, che ha portato qui ancora anni fa e che abbiamo utilizzato per un bel po' di tempo a muoverci nei campi. Ormai però la batteria non funziona più bene, perché anche se la carichiamo al massimo si scarica quasi subito. L'anno scorso Eli Glide forse aveva visto che utilizzavamo una bici per muoverci nei campi e quindi mi ha contattato per spedirmi il loro modello mountain bike. E dato che da quel momento io l'ho utilizzata tantissimo e mi sono anche trovato bene, a volte in campo, a volte per andare a fare i giri insieme alla mia ragazza, adesso mi hanno inviato la nuova bicicletta da trekking e quindi adesso la monteremo e poi la testeremo. Procediamo con lo spacchettamento. Ah, questo è polistirolo per tenerla fissa in modo che non prenda botte durante il viaggio. Potente. Aperta. Bella bici, eh. Tiriamo via tutte le fascette. Devo stare attenti a non spaccare le gomme. Bella è questa, va che roba! Ok, abbiamo tirato via tutte le fascette e tutti i supporti, insomma, per il trasporto. Bisognerebbe guardare le istruzioni prima di fare i lavori così a casa, capito? Allora, il padre vuole fare tutto senza istruzioni, ma a volte servono. Cioè, non è che puoi far tutto a caso. Allora, probabilmente sarà qui dentro, che è l'altra scatoletta che c'era insieme alla bici. Guarda quanta roba! Pedali, istruzioni, tutto quanto c'è. Ah, questo è il caricatore. Allora, passaggio 1, installare il manubrio, estrarre la bici e posizionarla verticalmente. Passaggio 2, installare il parafango anteriore e il proiettore. Adesso bisogna mettere la testa in giù. Com'è che lo vuoi mettere questo? Ma no, forse è il contrario, che va davanti. Davanti. E chi comunque che va, Alessandro, dai. Stiamo mettendo il fanale anteriore. È dritto così. Così. Guardate che fanale potente che c'ha. 3. Capovolgere la bici e rimuovere la barra provvisoria protetta. Guarda se c'è da farti qualcosa alla ruota. Là. Cioè, in pratica questo qua c'ha l'attacco rapido della ruota anteriore. Se si vuole caricare in macchina e andare in qualche paese anche qui vicino, possiamo farlo in modo molto veloce. Com'è, nonno? Ti piace? Bellissima. Dovete sapere che il nonno una volta era ciclista, ha fatto tanti viaggi, no, no, no. E i pedali l'altra volta li abbiamo invertiti, perché uno va girato da una parte e uno da quell'altra. Raga, il filetto. Hanno il filetto inverso. Non tirare troppo che non lo spacca. No, no. Potente. Adesso bisogna gonfiarla prima. Questo è il caricatore che va collegato così. Questo è l'attacco della batteria. Adesso, come potete vedere, è rossa. Quando tornerà verde vuol dire che è carica totalmente. E la proveremo. Mentre si carica, ci tenevo a ringraziare Eli Glide per avermela inviata. Se vi può interessare anche voi, e vi lascio il link in descrizione al video con anche un codice sconto. Ho aspettato qualche giorno perché il meteo migliorasse e finalmente è arrivato il momento di testarla. Saliamo in sella e vediamo come si comporta. Prima però, se volete, vi ricordo di iscrivervi al canale. Dai che siamo quasi ai 100.000. Ok ragazzi,
ragazzi, siamo pronti per il test. Mi sono messo un casco super potente perché qua ci stava bene l'attacco della GoPro, che non stava invece in quello da bicicletta. Come potete vedere, adesso non sta erogando energia, la potenza è solo in base alla pedalata. Per accenderla basta premere questo pulsante qua. Ok, possiamo vedere nel display, nella parte superiore, c'è la percentuale di batteria, i chilometri orari che si fanno, i chilometri totali percorsi e la potenza erogata, che adesso ovviamente è a zero. Per esempio adesso mettiamo 1. Potente, mi sta aiutando. In teoria dovrebbe aiutare fino a un massimo di 10 km orari, credo, più o meno. Vediamo, no, forse 12, perché è superato appunto quel valore che adesso non ricordo di preciso. Comunque c'è una scala da 1 a 5 dove la potenza massima, ovvero 5, aiuta fino ai 25 km orari, poi si spegne la batteria. Se si vuole andare più veloce bisogna pedalare, e questo vale per tutte le biciclette elettriche. I freni, non so se l'avete visto, comunque sono freni a disco. C'ha un fanale come invece quello, sì, che l'avete visto, sia davanti sia dietro. Quello davanti posso accendere tenendo premuto qui. Adesso vedete che si è comparso il simbolo appunto dei fanali, ma adesso non serve perché è giorno, quindi posso anche spegnerli. Diamo un aiuto più potente qua per andare su, perché questa salita è molto ripida. Una volta facevo una fatica con la bici non elettrica. Il fanale dietro invece si accende direttamente a mano premendo questo pulsante. Però vabbè, sempre adesso lasciamolo spento perché è giorno. Anche qui per esempio la ripartenza in salita, avete visto, non c'è stato nessun problema, sono riuscito a ripartire tranquillamente. Adesso provo ad andare lì sul monte per fare la salita un po' più ripida. Ho messo la potenza massima, aumentiamo anche un po' il cambio, proviamo a salire, vediamo se ci riusciamo senza problemi. Ok, fin qua ci si riesce. Ok, siamo arrivati fin sopra, adesso abbassiamo un po'. Vabbè, avrei dovuto abbassarlo prima in realtà in salita. Comunque il cambio va da 1 a 7, ok, dove l'1 è la marcia più bassa, più semplice insomma per fare le salite ad esempio, invece 7 è quella un po' più pesante che si può utilizzare magari in pianura o in discesa, ecco. Un'altra cosa bella di questa bici qua è la distanza che si può percorrere, i chilometri totali. Infatti per esempio la bici che avevo prima al massimo arrivava a una distanza di 100 km, questa qua invece si distingue nettamente, infatti arriva quasi 150. Credo comunque che dopo 150 km, si è anche abbastanza stanchi, si può fermare, ricaricarla e poi ripartire insomma. Un'altra cosa interessante sono queste maniglie qua, che hanno anche questa sporgenza che permettono durante il viaggio insomma di appoggiare di più i palmi delle mani, se sta meglio devo dire rispetto a quelli solamente tondi insomma. In più non so se avete visto, dietro ha anche un portapacchi, se serve da installare qualcosa per il trasporto insomma, volendo si può anche trasportare qualcosa. Ok, adesso facciamo la discesa potente, però non troppo veloce perché qua sono tanti sassi. Devo dire che questa però è anche molto stabile come bici, nel senso che ha un telaio abbastanza grande anche rispetto a quella di prima, è più stabile come struttura insomma, ecco, resta di più in equilibrio. Siamo tornati ragazzi, bicicletta promossa, bella potente. Un'altra cosa interessante è il fatto che la cavalletta questa qua, ok, non va a sbattere contro i pedali quando si va indietro. Ultima cosa, campanellino potente. Oggi ci troviamo nel vigneto vicino, qui dietro c'è l'agro e campeggio. In pratica stiamo piantando le viti, quelle da sostituire dell'anno scorso. Mio padre è passato a fare i buchi e adesso dobbiamo passare col trattore a metterle giù. In alcuni punti però non serve la vite, infatti mettiamo la trattora, la chiamiamo così noi. In pratica il cavo vecchio di un'altra vite lo facciamo passare sottoterra, che dopo appunto dovrebbe dare frutti brevissimo tempo rispetto a una nuova vite. Veneto te chi per piacere, e chi che c'ha pa' mala baila son me. Perché uno non gli è mica, l'altro le è appena arrivato. Ero in agri, eh. Vabbè, dopo il piui, no, perché il piui, se sai in tutti, il più la stessa fin, la settimana che viene, quell'altra, quando? Sta che viene, non sapere quando fai i mestieri dopo. Allora il padre è agitato, perché lui, come tutti i lavori, vorrebbe averli già finiti ancora prima di iniziarli. Però siccome ha piovuto tanto, non siamo riusciti a farlo prima. Va bene? No, non va via bene. No, non va. 1000 e mezzo. Vabbè, chi ti ha detto di partire così presto? Potevi. Sì, me l'ha detto il tempo, perché dopo venda più, capisci? Ma potevi venire, cioè, se c'è da fare in agriturismo, non è che si può fare diversamente. Cosa c'hai? Non so. No, il tempo me l'ha detto. No, così, no, così. E mettila giù come vuoi te.
In pratica qua, come potete vedere, ci abbiamo questo che è pieno d'acqua, questo cassone qua, e lì gli mettiamo le viti vecchie. Queste sono invece le stroppe, i salici che utilizziamo alle gare, e queste sono le viti nuove invece che mettiamo qua. Per esempio, prima puliamo bene dall'erba, poi scaviamo un po'. Qui adesso mettiamo la vite, che ci sono un po' di radici, bisogna tirarle via con la forbice. Cerchiamo di buttargli la terra un po' più bella sopra, vicino alle radici. Poi intorno facciamo una specie di buco e gli buttiamo l'acqua, in modo che quando viene da piovere poi si fa tipo una specie di mini laghetto intorno, in modo che l'acqua resti lì. Adesso dobbiamo fare tutto questo vigneto qua. Ma siete partiti da dove, zio? Ma quindi qui fino qua questa la fate tutte? Adesso abbiamo finito il vigneto in cui eravamo prima, insomma. Tutta quanta l'uva del pino grigio è finita. E adesso dobbiamo spostarci al di là del monte. Però prima siamo venuti a ricaricare le viti e a fare il pieno d'acqua all'interno del cassone. Speriamo che oggi non piova, perché il padre è ancora agitato. E siamo arrivati nell'altro vigneto, ma guardate che bianco che c'è. Dove ci sono le montagne. Abbiamo continuato la lavorazione il più possibile, sperando in ogni momento che non iniziasse a piovere. Vite dopo vite, però, la stanchezza iniziava a farsi sentire. Però il meteo non è bellissimo, speriamo che regga, se no dobbiamo andare avanti nei prossimi giorni. Non ci siamo arresi e tra quella giornata e le due successive, anche aiutati dal meteo, siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Qui in fondo vi lascio il video di quando ho utilizzato per la prima volta il trattorino taglia erba e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!